Qualche materasso, coperte, sacchi a pelo, sotto i portici di Viale Berlinguer sembrano essere diventati la casa del gruppo di pakistani che da settimane vive nei pressi dell'Engjim, di fronte alla questura. Ieri mattina erano una decina. Ma chi sono questi pakistani e come mai sono ancora là dopo che a Ravenna sono state attivate diverse misure di emergenza per accoglierli? Si chiederanno in molti. La risposta non è così semplice. Ieri siamo stati in Viale Berlinguer e abbiamo parlato con alcuni di loro. Arrivano tutti dal Pakistan, alcuni di loro hanno anche i documenti rilasciati dalla questura, altri non hanno nulla e attendono tutti i giorni i documenti, il famoso C3. Alla domanda perché non dormite al dormitorio, le risposte sono varie e vaghe. C'è chi dice di non sapere che vi sono posti in cui poter andare, c'è chi sostiene che nessuno li sta aiutando e chi ammette di esserci stato. In questi giorni però sta cambiando anche il sistema di accoglienza previsto con la riapertura del dormitorio di Via Torre, dove sono disponibili 17 posti letto. Dormitorio aperto su richiesta di ASPA alcune settimane fa, proprio per venire incontro all'emergenza profughi. La nuova modalità riguarderà l'accesso al dormitorio attraverso una registrazione e prenotazione che verrà effettuata tramite un numero verde e, da quanto trapelato finora, non sembra che vi sarà un turnover degli ospiti ogni 3-4 giorni come lo scorso anno, bensì settimanale. In queste prime settimane gli operatori di Via Torre hanno cercato di accogliere tutti coloro che si sono presentati in sede, sia che si presentassero con un documento, sia che ne fossero privi. È chiaro però che gli operatori non vogliono sottovalutare neppure le problematiche legate alla sicurezza degli ospiti. Fare entrare persone prive di documenti, senza un nome o senza un foglio che certifichi che la questura li ha già registrati, può essere un rischio che non vogliono correre.